Allora, perfetto. Allora, vorrei continuare per chiudere il discorso di chi è venuto oggi qui. Se mi chiedete qui, per chi non era presente prima, noi ci stiamo presentando e stiamo dicendo semplicemente chi siamo, quindi ognuno di voi viene qui, prende parola, dice il nome e cognome e spiega che cosa l'ha portato a venire qui oggi. E quindi vorrei, ecco, che gli ultimi ritardatari che insomma che arrivano adesso nel pomeriggio venissero qua e si presentassero. Dopodiché chiudiamo questa, diciamo, chiusura della presentazione e iniziamo a introdurre prima Giorgio Vitali, che purtroppo era impegnato in un'altra riunione stamattina, è molto importante, e dopo continuiamo con diciamo, la parte clou della giornata, dove spiegheremo una delle soluzioni alla Mediterranea e del Water Center vogliono offrire tramite la candela sociale. Quindi chi è che mancava nella presentazione? Prego. Salve, buonasera, sono Cesira e seguo The Walk of Change da quando inizio la Lorenzini, insomma, opprimerci, che poi non c'è riuscita, ma comunque, e anche alla Mediterranea. E io dicevo prima a lui che la mia ricerca parte da lontano, ma sicuramente con un bimbo piccolo, un bimbo di 5 anni, e avendo vissuto questo obbligo del vaccino, quindi mi ha aiutato ad aprire gli occhi. Mio figlio mi ha aiutato ad aprire gli occhi, no? Perché poi avere un figlio ti porta ad avere maggiore responsabilità, non c'è niente da fare, anche ad aprire gli occhi verso il futuro, perché poi a un certo momento magari vince anche la rassegnazione, no? Invece no, mi ha dato anche nuova linfa mio figlio. E quindi aprendo, diciamo, la scatolina dei vaccini, poi mi si sono aperte, no? Effetto domino, tutte altre magagne. Io sto facendo anche un percorso di legale rappresentanza, cioè di sovranità individuale, nel senso che non riconosco questo Stato, anche perché non lo è più, lo Stato Italia non esiste. Sicuramente voi sapete che c'è Republic of Italy S.p.A. che non è uno Stato, quindi io sto disconoscendo questo. Sicuramente l'impulso sempre me l'ha dato mio figlio, però adesso addentrandomi, facendo i vari documenti, confrontandomi con le autorità, io sento in me questa forza, questa consapevolezza. E io sono qua perché penso che comunque se non partiamo da una consapevolezza, ognuno di noi non riusciamo a fare nulla. E mobilitarsi assolutamente, manifestazioni non fatte a migliaia, però ecco, il clou veramente la consapevolezza. Adesso per esempio le sardine mi stanno stupendo, cioè un qualcosa, le sardine, il movimento delle sardine, no? Comunque è un qualcosa che sta muovendo. Domani saranno a Roma, vero? Saranno qui le sardine, cioè San Giovanni. Non siamo con le sardine, non siamo contro le sardine. Vabbè, adesso scusate, non avrei dovuto parlare delle sardine, no? Siamo su un altro livello, scusate, no? Siamo qui per parlare d'altro. Adesso scusate se ho parlato delle sardine, è uscito fuori. Però mi fa. Datemi il vostro feedback, perché magari anche io, perché io so che tutto è manovrato, Greta che parla è manovrata dietro, però magari anche una Greta, per quanto sia manovrata, Soros e compagnia bella, magari apre gli occhi a qualcuno, non escludiamolo. Niente, eccoci qua, grazie. Infatti ci teniamo a dire quello che vogliamo fare, vuole partire qui da Roma o vuole estendersi a macchia d'olio, prima di tutto a livello regionale. Quindi se Cesira con altri che magari vorranno organizzare a Civitavecchia o in altre località fuori da Roma, noi saremo pronti ad andare in qualunque località ci chiedano di andare a spiegare determinati tipi di cose e determinati tipi di soluzioni da offrire. Questo è quello che volevo continuare a dire. Chi è che mancava ancora nell'elenco delle persone? Sono stato in
guidato da Pietro, che conosco da tanto tempo, e ho sempre il piacere di incontrarvi voi, perché forse come tanti di voi soffriamo un pochettino di solitudine nei nostri ambienti familiari, amicizie. Io faccio tanta difficoltà, no? E quindi ho bisogno ogni tanto di incontrare le persone con cui magari posso condividere anche altro. E il mio percorso è stato, è lungo, io faccio il consulente finanziario indipendente, quindi diciamo che mi occupo di cercare di instaurare un pochettino un altro rapporto con i miei clienti e fargli capire come funzionano le cose e non fargli pregare dalle banche, e quindi consapevolezza, come anche la normativa dovrebbe dire, ma poi infatti succedono cose un po' diverse. E ho iniziato un pochettino, diciamo che da parecchio tempo seguo un pochettino tutti. Oggi ho avuto molto piacere di sentire anche Nino Galluri, perché lo seguo da tanto tempo, perché io diciamo che sono figlio di un economista e sono cresciuto con un pane Keynes, dico io, e quindi ad un certo punto con la comunità europea, ma ancora prima serpente monetario eccetera, quindi la mia estradizione un pochettino sugli studi economici, e quindi mi sembrava una grande follia, però non vedevo, insomma, dimenticato Keynes, no? E quindi quando poi ad un certo punto c'è stato un certo Barnard che è riuscito a iniziare un movimento portando degli economisti che oggi sono riconosciuti, ma allora no, oggi c'è un grande dibattito sull'MMT negli Stati Uniti, e qui l'Italia purtroppo non arriva, con tutte le sue magari criticità. Quel modello è un modello che torna dagli anni 70, no? Abbiamo fatto 40 anni, 50 anni di neoliberismo, e oggi si riaffacciano gli Stati Uniti quelle idee che poi sono alla base anche della nostra Costituzione, perché l'altro ieri ho visto una segnalazione delle sardine di Roma che facevano vedere la Costituzione spiegata dal nostro comico, perché ci sono comici, che dice che è la più bella Costituzione del mondo, ma a cui ho detto: ma tu quante Costituzioni conosci? E lui ha detto: nessun'altra. Però che cazzo dici? La vecchia è quella del popolo. Un formalismo. Scemo perché poi non ha studiato, basta andarsi a vedere tutto il dibattito parlamentare che ci fu al tempo con Elio Basso, mio papà era un economista bassiano, e insomma lì si capisce che tipo di strumento è la Costituzione. Vabbè, gli argomenti sono tanti, ora non ero preparato per fare, però mi fa piacere, sono venuto qua senza sapere neanche chi incontravo, perché mi ha invitato Pietro, col quale tante volte si fanno due chiacchiere, e ho avuto il piacere di incontrarvi e magari anche di seguirvi. Ecco, diciamo che sapevo dell'associazione, quindi tante grazie a voi che mi date da fare. Grazie. Continuiamo, mancano due. Vedi un attimo qua, anche tu, scusa. Io con Isabella faccio parte. Va bene. Io c'ho da dire per tre giorni, quindi. Volevi che ce ne presentassi con due? Nulla cambia, e mi piacerebbe che di avere, diciamo così, ecco,
un'Italia più bella, più sincera, e tutto questo spero che non sia solo un sogno, però mai arrendersi, almeno mio padre era del Partito Comunista quando ancora il comunismo faccia il martello, era un convinto, il fratello della CGIL, però era il periodo degli anni 60-70, mi ricordo ero ragazzino. Ma poi il sindacato, la partenza di sindacato è tutto era diverso. Il lavoro, adesso è tutto cambiato perché il bio denaro. Tutti i minuti. Il bio denaro, ecco, questo è il. Dopo arriviamo alla conquista. Però siccome diciamo, la vita è fatta di attimi, nessuno ci può dare più del presente e non ci. E non, purtroppo questa cosa nessuno la considera. Vabbè, io posso pure aggiungere, oggi ci siamo, domani pure. Uno lo spera. Comunque, ecco, vorrei veramente che questo cambiamento avvenga con questo nuovo movimento che sta dipendendo da tutti noi. Grazie comunque, grazie per quello. Grazie a voi. Allora, continuiamo con Dario. Allora, Mattia Santori è il capo delle Sarde, 30 anni, è un ricercatore del RIE, società che si occupa di comunicazione sociale. Il RIE è una società privata di consulenza fondata da Romano Prodi e ha puntato CLO. Alberto, okay. Dopo di lui è Alberto. Vabbè, tutto ciò è ciò tutt'oggi membro del CDA, della GEDI, società editorialista, no, società editrice di De Benedetti e degli Agnelli, di Martina Cantetti. Ricordiamo che GEDI è il maggior gruppo editoriale in Italia e controlla tra i tanti quotidiani e canali radio, Repubblica, La Stampa, Secolo Busto, Ufspost e L'Espresso. Ecco, svelato il trucco della grande risonanza mediatica. Chiaro? Vuoi che senti, no? No, di quello che devi dire poi. Allora, più si scala e più si lamenta tutta. È chiaro, no? Chi lo fa di mestiere da tanti anni come me e anche come lui Paolo, sa che queste cose non hanno altra strada, cioè tu scavi e più scavi più trovi di infame, di insolente. Allora, il signor Alberto Glò, chi è Alberto Glò? Fa parte di quella parte dello stato di Cespugli, del sottobosco, che è quella che conta. Quindi nel corso degli ultimi 30-40 anni saranno passati come minimo una cinquantina di governi, di tutti i colori, tecnici, non tecnici, di sinistra, estrema destra, estrema sinistra, centrodestra, sinistra, tutto. Ma quello che conta è che quelli che erano rappresentanti in Parlamento sono stati 1, 2, 3, 5 legislature, 9 legislature come Andreotti e altri come lui, ma gente che prende, fa quello che può fare e va e passa. Viceversa, la gente come Prodi, come Clò e tantissimi altri che fanno i vice ministri, sono però quelli che contano perché hanno una storia in testa, hanno una storia nella loro esperienza diretta e quindi quelli sono inamovibili, inamovibili, stanno lì pronti a qualunque stagione. Cambia il Parlamento, diventa di maggioranza d'estrema sinistra o di estrema destra, loro stanno lì, cambiano i ministri, ma loro sono i vice ministri e magari dalla finanza lì. Spostano al tesoro li passano dalla nostra parte, ma loro stanno lì. E allora Alberto Glò chi è? E anche Romano Prodi chi è? Perché è stato anche Presidente del Consiglio, ma è stato anche tantissime volte Vice Ministro o anche solo consulente, come Alberto Glò.
Mauro Nonni, Mauro Nonni non lo conosce nessuno, o Mario Baldassarri. Mario Baldassarri, forse qualcuno se lo ricorda, è stato uno che ha fatto il ministro, il viceministro, ma anche il burocrate. E il burocrate l'ha fatto per una vita, è morto 2 o 3 anni fa, no, una decina di anni fa. Sì, una decina di anni fa. Allora, questo signore, dico un episodio che la dice lunga. Allora, signora, Alberto Clodi in particolare e Nonni sono stati amministratori delegati di molte delle aziende dello Stato. Questo è importante perché quelli controllano lo Stato, non i parlamentari. I parlamentari fanno, discutono di tutto, litigano su tutto, alla fine dopo 1000 emendamenti partoriscono una porcheria di legge che poi magari manco va in vigore, perché nel frattempo entra in gioco la Corte Costituzionale e dice quella è una mega cagata, ripensateci sopra e cominciamo da capo. Allora, Alberto Clò in particolare è stato amministratore delegato della Repubblica, di Repubblica, del giornale Repubblica, di quello che abbiamo detto prima, tanto per dirne una, no? E allora chi ti detta la linea editoriale di Repubblica? Il figlio del commissario Calabresi oppure lui? Uno sarebbe pure domandare come cazzo è possibile che il figlio del commissario Calabresi, di cui non si è mai trovato né il killer né il mandante, guarda caso diventa, no? Per quali meriti non si sa. Noi ovviamente cominciamo, pensa male che fino a prima o poi la soluzione la trovo. La cosa grave quindi è che questi signori invadono dall'interno lo Stato. E quindi Alberto Clò, per esempio, è stato uno dei 7 che quel famigerato pomeriggio di pioggia del 1980 stavano in quel casale sulle colline di Bologna e guarda caso giocavano al gioco. Le tassine che si muovono, come si chiama? Dello spiritismo. E guarda caso parlavano del rapimento Moro. Guarda caso. E guarda caso sta tassina compone il nome di Grappoli. Non di Via Grappoli, di Grappoli. Di Grappoli. A me in località sul lago di Bolsena. Allora, uno si deve domandare come succedono certe cose, come è possibile una concatenazione di casi uno sull'altro che manco se uno ce l'ha 100 miliardi di volte può verificarsi, però guarda caso quel pomeriggio si verifica. Allora, il signor Romano Prodi, chiamato dalla commissione di indagine sul delitto Moro, racconta questa cosa, perché l'avevano già raccontata altro, perché se no lui avrebbe fatto volentieri a meno, e dice una maniera cazzata, come al solito, la cosa più importante è che loro pensavano che fosse un gioco, però pur avendolo ripetuto varie volte, ritornava sempre quel nome Grappoli. Ma uno dice, ma cavolo, c'è uno spiritacchio di che ne so, una infinita essenza, diciamo, spirituale, no? che conduce il gioco alla, diciamo, alla perfetta inconsapevolezza degli altri, degli astanti. Vabbè, insomma, fatto sta che racconta mia Maria De Cazzate, che dice, però io lo certifico perché effettivamente, mentre il signor Alberto Clò, che era uno dei due padroni di casa, lui e il fratello, dice no, io non riservo di non parlare, e quindi non ha parlato. Ma il signor Clò chi è? E non ci arriviamo. Allora, il signor Romano Prodi è un personaggio pubblico più o meno conosciuto, perché pochi sanno, per esempio, che il signor Romano Prodi
si è laureato a Bologna in economia e commercio e poi però è andato immediatamente transfugo dove? Al City of London, poi ovviamente a fare il master. Lo dico a te, eh? È stato lì 2 anni, pagato dai Rothschild, i quali Rothschild poi l'hanno rimandato immediatamente come insegnante di economia e commercio a Bologna e immediatamente ha cominciato a ricoprire le cariche più impensate, da quello di presidente della gioventù cattolica cristiana, degli studenti cattolici cristiani, e poi a salire progressione geometrica. Nel giro di 4-5 anni era uno dei think tank, giusto? Think tank, che stavano là, sotto lì il cespuglio del governo e del Parlamento, e poi ha continuato a farlo per anni. Poi a un certo punto, quando serviva l'uomo per tutte le stagioni per rompere, distruggere i libri, per distruggere l'istituto per le imprese alimentari italiane, l'IRI anche, ma vabbè, non mi viene in mente, vabbè. E questo per dire che queste persone, quando devono, li riesumano, come adesso. Poi altro spariscono, non li senti, non li vedi, ma quando nel momento in cui c'è necessità di avere una persona fidata, che obbedisce agli ordini fino al millesimo, quelli li riprendono dai loro sarcofagi. In conclusione, questi personaggi sono personaggi one man show, cioè persone che stanno lì e quando devono fare la loro recita la fanno tranquillamente senza nessuna remora. Teatro si chiama. Per questo tempo, teatro. Questo è il filo. Vabbè, insomma, questi personaggi sono personaggi molto scomodi che fra l'altro hanno molti procedimenti al loro carico. Per esempio il signor Alberto Glo ce n'aveva uno attorno alla fine degli anni 90 riguardanti la gestione di una multinazionale che trattava i rifiuti. C'è da aggiungere nient'altro, penso che già il personaggio è abbondantemente descritto. Quindi, quando voi vedete un personaggio come Conte, tanto per dirne un altro, così arriviamo ai giorni nostri, il signor Conte è l'emanazione di Villa Nazareth. Non so se lo sapete cosa è Villa Nazareth. La scuola gesuita. Villa Nazareth è il somarificio tipo la Bocconi. È un somarificio. Serve per istruire per bene dei somari calzati e vestiti e cercare di farli apparire dei geni attraverso questa loro pompatura, questo pompaggio di questa gente. Si ottengono dei personaggi disposti a tutto, nella loro meschinità sanno che sono dei meschini e che non avrebbero nessuna vita futura senza l'aiuto di qualcosa di estrogeno, e che quindi obbediscono a qualunque tipo di ordine, qualunque amoralità che gli si venga chiesta, come ad esempio ratificare in via definitiva il MES, cosa che noi abbiamo denunciato, come ha ricordato stamattina Andrea, abbiamo denunciato addirittura nella legge preventiva che il signor Berlusconi, tanto incensato anche in varie occasioni, invece ha redatto e emesso nel 2011. Noi abbiamo denunciato questa legge che usciva per la finanziaria del 2012 il 24 dicembre del 2011, giorno della vigilia di Natale. Noi eravamo qui dai carabinieri a Viale Romania, no, tu non c'eri ancora perché non c'eravamo sul ritorno, eravamo lì in 10 persone come me, io, Giorgio e altri,
a denunciare sia Berlusconi per questa cosa qua e sia gli emissari dell'Europa, che adesso non mi ricordo manco chi era. Questo per dire che addirittura, perché poi la legge del MES apparve, mi sembra, a aprile del 2012 o più di lì, e noi l'abbiamo denunciata 6 mesi prima. La magistratura ovviamente collusa, cosa che noi abbiamo denunciato 11 presidenti della Corte di Cassazione. 11, non uno, 11. Siamo ancora qua. Siamo ancora qua. Allora, l'intervento in comune con Orazio per dare dei chiarimenti specifici, perché queste denunce tante persone mi chiedono sempre: hai fatto la denuncia, che cosa hai ottenuto? Ti sei messo in luce? Anzi, poi alla fine finisce tanto nelle scartoffie, la vostra denuncia non otterrà nulla, che l'avete fatto a fare? È vero che se solo Orazio Vegano, Giorgio Vitali o Andrea Librogioia decidono di fare una denuncia del genere, probabilmente magari non otterrà dei risultati. Ma in realtà poi, se andiamo a vedere nello specifico, nella maggior parte dei casi lo ottiene. Ma immaginate se quella denuncia viene presa e rinominata da tutti, quindi ognuno consapevolmente rispetto a quello che sta accadendo viene informato sui fatti, sugli accadimenti, sui reati che vengono fatti contro il popolo italiano e inizia a denunciare in ogni caserma d'Italia. Allora potete già immaginare che tipo di impatto potrebbe avere questo sull'opinione pubblica, e allora non avremo più bisogno di giornali che parlano di noi, del popolo e di quello che subisce, non avremo bisogno più delle televisioni che facciano l'articolo, ma semplicemente faremo girare la notizia perché tutti quanti si renderebbero conto di quello che sta accadendo. E allora qui ritorneremo a quel discorso della paura, che non dobbiamo più avere paura di esporci, perché non siamo solo noi a farlo. Ed è per questo che quello che stiamo cercando di farvi capire oggi qui è che quel coraggio e quell'azione noi vogliamo farla partire da qui, oggi, e in tutti gli incontri portare sempre più persone, e ad ogni incontro portare almeno una persona, e questa è la promessa che vi chiediamo di fare a voi stessi, se sarete con noi in questo progetto, di venire la prossima volta con almeno una persona, perché se oggi siamo 10, poi diventeremo 20, poi diventeremo 40, poi diventeremo 80, ci estenderemo a macchia d'olio e in maniera proprio multipla, esponenziale, esatto, almeno la parola. Scusa, grazie, prego, continuiamo. Allora, io da ragazzino, quando avevo 9-10 anni, avevo paura del buio come tutti i bambini, e allora io abitavo in campagna e avevo un amico che abitava a un paio di chilometri da casa mia, e d'estate in particolare andavo a trovarlo e giocavamo assieme, e però il problema era la sera, dovevo attraversare un bosco. La prima sera avevo una fifa tremendo, correvo come un furetto, al buio, conoscendo la strada ovviamente correvo, ma non c'era un sentiero, attraverso proprio il bosco. E poi la sera dopo l'ho rifatto, c'avevo un po' meno paura. 3 o 4 volte dopo, non pensavo, mentre camminavo pensavo, così, e riflettevo sui massimi sistemi, tra l'altro. Questo per dire che la paura è un allenamento. Quando uno non si allena mai, ha paura di essere incapace di sostenere la prova, perché non conosce i propri limiti. Ma se uno si allena, come qualunque altro allenamento, sai i tuoi limiti, conosci le tue possibili performance, e quindi non hai più paura, non dell'ignoto, ma delle tue capacità di rispondere all'ignoto, che è la cosa essenziale. Per tornare, aspetta. A proposito di quelli che dicono che a che serve fare le denunce perché tanto la magistratura è collusa, intanto è vero, tanti preti sono pedofili, ma non tutti i preti sono pedofili, ci sono tutte le categorie, tutte le varie. Le variabili e le variabilità all'interno di ogni categoria, qualunque categoria. E quindi noi da un po' di anni abbiamo preso una decisione, come poi facciamo, io mi sono sempre basato, facendo la mia attività, per cui ho
parte della mia vita come agente di commercio, ho preso ad esempio Giacomo Casanova, che nella sua permanenza a Parigi, a un certo punto venne intervistato da uno dei primi giornalisti dell'epoca, attorno al 1790, e lui era già conosciuto come uno stracciafemmina, uno che se le faceva tutte, e gli domandava: ma lei com'è che ha questo successo così enorme con le donne? E lui disse semplicemente: io ci provo con tutte, qualcuna c'è stata. È chiaro, no? Quindi, quindi se uno ci prova una, due, mille volte, alla fine qualcosa esce fuori, magari qualcosa di non desiderato esattamente come si voleva, ma comunque insomma in qualche modo accettabile. E per finire, e poi lascio la parola a Andrea, che spero a Giorgio che venga più presto, la cosa importante è che provandoci mille volte noi abbiamo fatto circa 1500 querele contro i poteri forti, non contro i cittadini, contro i poteri forti, e abbiamo ricevuto di tutto, minacce, anche a mano armata, non so dire, insomma, non faccio come Saliano. A me ci hanno portato tre volte a sparare, di spararmi, a lui mai, però lui c'è la scorta, ho 24 ore su 24 con 8 uomini, e io no, ma comunque non è importante. Quello che è importante, che volevo terminare, è che da circa 5 anni, quando facciamo la deposizione di una querela, poi la ripostiamo a tutte le 137 procure della Repubblica italiana. Per cui prima o poi qualcuno fa qualcosa, la serie che abbiamo detto prima. E nel caso specifico c'è una querela, un procedimento in fase di indagine, e non so adesso se è già partito il procedimento penale o meno, ma contro i responsabili della Banca d'Italia, contro i responsabili della Banca Centrale Europea e di tutte le più grosse banche commerciali italiane. E c'è un processo in corso, eh? Non è ancora nella fase di invio a giudizio, ma c'è da 2 anni che c'è questa indagine. Ogni tanto mi chiedono delle informazioni, quelli della procura di Vibo Valentia. Vibo Valentia, gli altri se ne sono strafottuti. Però c'è un'altra, per esempio, denuncia che abbiamo fatto insieme alla Radio e alla Riconsum, è stata quella contro, come diceva Nino Galloni, gli admin delle agenzie di rating. E c'è un processo che è già stato concluso a Trani con la condanna di due di questi admin, e adesso il processo di appello ci sarà per competenza a Milano, perché ovviamente hanno cercato di sottrarre alla mossa dell'amico Michele, procuratore della Repubblica, che ovviamente li aveva già fatti condannare, li avrebbe fatto di nuovo condannare, e quindi adesso no, sono transmigrati a Milano, dove la procura è più malleabile. Poi c'è un processo alla Corte dei Conti contro vari ministri italiani, vari Presidenti della Repubblica e vari personaggi vari, adesso quello è in corso alla Corte dei Conti. Qualche processo già è terminato, e ci sono state anche delle condanne, e nessun giornale l'ha mai detto, e nessun telegiornale l'ha mai detto, quindi non è vero che facendo le querele non si ottiene niente. Si ottiene poco, ma se uno fa, come ha detto Giovanni Andrea, 2000 querele contro il Presidente della Repubblica, qualcosa deve succedere. Qualcosa si muove. Passo di nuovo la parola, poi ci risentiamo dopo. Allora, intanto finiamo di sentire Dario, che si presenta a tutti quanti, e poi conclusi tu, così dopo abbiamo finito, poi presentiamo invece Giorgio Di Dario. Buonasera a voi, mi chiamo Dario Laurenti Notaro, sono un tecnico elettronico, mi interesso di Free Energy, ho lavorato con la Gash Foundation come tecnico elettronico, sono un ricercatore indipendente dagli anni 80. E sono qui per un motivo, uno perché collaboro con Walk of Change, con Giorgio Libero, con cui ci siamo conosciuti in frangenti sempre dovuti a quello che viene messo nella terra, perché mio figlio va alla scuola in bosco, primo progetto Rudolf Steiner
in Italia, e all'asilo nel bosco Agostia Antica, e chiaramente il principe Aldo Brandini tutti gli anni butta nella terra il peggio del peggio. Chiaramente io mi sono interessato a tutti i genitori, con tutti i genitori dei bambini, e insieme con Andrea facciamo venire un agroecologo italiano molto in gamba che si chiama Giuseppe Altieri. Giuseppe Altieri. Ok, abbiamo fatto tutto, poi non è andata in porto perché c'erano tutta una serie di cose che dovevano essere messe a punto, perché andava ad esplodere qualcosa dove addirittura il signor Altieri voleva proporre al principe Aldo Brandini delle royalty per versare tutto il suo terreno, che sono 1000 ettari, in biologico vero, di qualità. Chiaramente non si è fatta questa volta, perché chiaramente c'erano troppe cose in gioco, troppi dettagli da mettere a punto, perché poi quando vai a toccare la suscettibilità di certi personaggi di potere, succedono un sacco di denunce e cose strane. Però ci siamo fermati, ma siamo pronti a riprenderlo magari quest'anno, chiaramente. Potrebbe rientrare nei progetti. Esatto, rientrerà nei progetti che porteremo avanti. Chiaramente sono qui perché mi interessa il discorso della cambiale di Orazio Fermiani, che tra l'altro ho preso anche il libro e l'ho quasi letto tutto, non proprio tutto, ma poi con calma lo farò, perché è dura, E per il resto, ecco, sono dell'idea, il mio motto è: nulla accade per caso e tutto perfettamente al suo posto. Vuole dire che tutto quello che sta accadendo, compreso che tutta questa politica marcia ci sta venendo contro, secondo me, e ringrazio anche Isabella Pilenga perché ieri mi ha dato uno spunto importantissimo che io vi direi di andare a leggere su Walk of Change, lui è... Questo caro venuto è un personaggio molto particolare, potrebbe sembrare anche sinistro perché ha lavorato alla NATO, ha lavorato con i servizi segreti, è un uomo che ha avuto un sacco di incontri particolari, magari alcuni neanche l'ha detti, per cui però dice delle cose interessantissime che io aspettavo che qualcuno arrivasse a dirle e che fosse ascoltato un po' da tutti, e l'ha fatta mia. Tutto quello che sta accadendo lo vogliamo noi, l'abbiamo voluto noi per crescere. Siamo qui per cercare l'amore, siamo qui nel mondo per cercare l'amore e siamo tutti dentro al problema dell'amore. Allora, per trovare l'amore come si fa? Se qualcuno non ti spinge, visto che ognuno sta nella sua nicchietta, si è fatto il tuo braccello, il tuo sitticello, il suo punto in banca e non schioda più. E lì la fronte della morte piano piano, perché quando gli enzimi entra nel nostro corpo, quando la nostra energia si ferma, piano piano si ferma tutto, è inesorabile. L'uomo deve sempre camminare e cercare e scoprire. Per cui è interessantissima tutta questa cosa da mettere insieme, chiaramente. Per cui i vaccini, l'elettromagnetismo, di cui la gente sta soffrendo tanto anch'io, per esempio non posso stare molto al telefono, capito? Poi io sono un reduce un po', diciamo, duro, nel senso che ho avuto un distacco di retina nel 2016, non volevo operarmi, ho fatto questa prima stupidaggine in vita mia mai operato, 65 anni, l'ho fatta, e poi una mia amica che studia una cosa molto particolare mi ha detto: mannaggia, per il metodo Hammer, se non ti operavi tutto andava a posto. Ci vuole coraggio però, eh. In questo chiedo scusa, sì. Ma proprio da parentesi, sì. Per questi discorsi andate a guardare su YouTube Gabriella Nereo. Una sì, dottoressa che è stata sbagliata per aver portato avanti questi discorsi, per aver denunciato continuamente che contro la medicina ufficiale, che ti viene malato per sempre con tutte le cose che ci sono appresso, le ditte farmaceutiche, eccetera. Sì. Quindi io vi invito ad andare a informarvi su YouTube e capire come si possono risolvere le situazioni, si potrebbero. Perché non diamo il 100%, si potrebbero risolvere delle situazioni tragiche anche come sì, queste, sì, sì. E ancora di più, se secondo te più, perché insomma è stato veramente, ma è definitivo. È finita, quindi... adesso vi racconto quella più... due anni fa si è staccata la corda tendinea della valvola mitrale del cuore. Sono andato a cavallo per 15 giorni a Gemelli, hanno fatto tutti gli scontri. Ho capito per la prima volta che c'era un'università medica importante all'interno del Gemelli, non a caso era, sì, molto bravi invece, non le dico, molto bravi. Vabbè, io non l'ho frequentato. Ognuno fa le
esperienze proprie. E per cui io ho cercato di essere con i medici molto giovani, sono riuscito a capire tutta una serie di informazioni. Dopodiché prendevo le pasticche e le buttavo nel bagno, non ho mai preso una pasticca, mi sono fatto levare tanto sangue fino a 6 prelievi al giorno, mi facevo dire. Esatto, perché sapevo però, non perché ero senza conoscenza, quando ti tolgono il sangue va via tutto il tossico e il tuo corpo si riattiva per farlo, chiaro? Ok, ho fatto questo, dopodiché erano a cavallo del Natale, i chirurghi rientravano ad operare i primi di febbraio, il 9 gennaio mi sono fatto mandare via, non lo so, c'è qualcuno che esiste laggiù, un grande regista, no? Perché ha agito, io sono uscito, come sono uscito ho chiamato la mia maestra in Messico, perché conosco la maestra da tanti anni in Messico, gli ho detto, senti, qui mi vogliono operare, loro prendono 46.000 euro, e io rimango con una pasticchetta antirigettabilità. Lei mi ha detto, mi dai una settimana che faccio meditazione sul tuo cuore, l'ho chiamata, mi ha detto, non ti fai operare, 4 grammi di vitamina C al giorno, per un anno, eccomi qua. Io ho ancora la carta dell'ospedale che un mese dopo mi operava, mi metteva una valvola che avrebbe rigettato il mio corpo, perché il corpo non le vuole queste cose. Per cui io sono a dire alle persone, non vi fate operare, abbiate il coraggio di decidere che si può, se uno vuole, se mette in moto la programmazione del pensiero, si avvicinano gli esponsi. Dai. Io mi sono operato, sono qua, con il cappello, bottino, mango, e ho ancora la cosa che fa così, io l'ho vista, che fa così, va in giro. Io sono qui per cercare questo, insomma, insieme a tutti loro, ci credo, voglio credere all'essere umano, in ogni caso, al di là delle fregature, perché tanto le fregature fanno parte dell'esperienza che si deve acquisire, per forza. Grazie. Natale, poi dobbiamo dire grazie anche per tutto quello che hai, gli impianti audio, poi purtroppo oggi c'è stato un misunderstanding su alcuni collegamenti, anche la possibilità a un proiettore, purtroppo oggi non c'è stata la possibilità di fare delle slide, dal prossimo incontro questo invece sarà assolutamente risolto quel problema. Beh, siamo arrivati alla presentazione, invece qua li chiamano il gatto e la volpe, diciamo, del personaggio che accompagna tutte le denunce ormai da diversi anni. Quanti sono e vi conoscete ormai già? Almeno 15 anni di appassionata denuncia di quello che avviene nel nostro paese. Vi presento il dottor Giorgio Vitali. Il nostro ottagenario. Cari amici vicini e lontani, buonasera. Buonasera. Come diceva Nunzio Pizzo. Il famoso Aramì. Quella non è comoda. Che era un pochino ricchio. Ma obiettivamente un gentiluomo. Allora, lui voleva che io parlassi o facessi un intervento relativamente al cambiamento di paradigma, che è un argomento su cui ho trattato, non dico ampiamente, ma poi troveremo il modo di fare una trattativa abbastanza diffusa in uno dei prossimi video che facciamo, dovremo dilungarci molto, perché avvengono delle strane cose in questo momento che noi stiamo vivendo. E cioè sta cambiando quello che viene chiamato paradigma. Dirò due parole e poi parleremo di altre cose. Per paradigma si intende un qualcosa che si chiama, grazie, che si chiama anche in altri termini visione del mondo, però la parola paradigma è stata ideata da Kuhn, storico della scienza, il quale ha, dopo chiudo subito il discorso, il quale ha captato un punto essenziale.
perché il suo libro fondamentale è intitolato Storia delle rivoluzioni scientifiche, ha dimostrato qualcosa che la maggioranza della popolazione ancora non ha capito. Qui ne è riuscito a capire la storia della scienza, che prima cambia il paradigma e poi ci avvengono le scoperte scientifiche. Non è il contrario. Contrariamente a quello che pensano gli scientisti, che cioè la scoperta scientifica è frutto di osservazione. È l'osservazione e di calcoli più o meno matematici. La realtà è un'altra, perché noi creiamo la realtà. È il nostro pensiero, come affermava già la cultura avanzata all'inizio del Novecento. Nietzsche, per esempio, ha questa precisa visione del mondo. Siamo noi che creiamo il mondo. E non è il mondo che crea noi, noi esistiamo proprio. Come razza umana, noi creiamo le forme della materia e gli diamo anche un numero. Questo è un discorso che è molto importante, perché mentre l'opera di Quinn è l'elaborazione della nuova concezione della fisica, quindi la fisica post-quantistica e tutto il resto, la percezione di quello che è successo e che sta succedendo nella mente delle collettività non ha ancora raggiunto gli angolini vuoti. Tanto vero che attualmente la vecchia classe dirigente, quella che pretende di comandare, comanda ancora sulla base del vecchio paradigma, che è il vecchio paradigma razionalista. La verità è quello che noi dimostriamo con la scienza, che non è vero. Siamo noi che inventiamo la scienza sulla base della verità, che oggi è un'idea alla soluzione dei problemi che eravamo come ipotesi. Esattamente, diffusa. Quando noi sentiamo un idiota integrale come la Lorenzina, vedete, sono le case particolari, ne stavo parlando anche a loro prima. La grande rivolta del popolo italiano è incominciato con la rivolta contro il decreto Deca Bacini, che ha portato al governo i 5 Stelle, perché i 5 Stelle non sarebbero andati al governo se non avessero preso, e sono queste sono idee che noi dobbiamo avere bene chiare in testa, i 5 Stelle non sarebbero mai andati al governo, anche che siano un'organizzazione pensata da loro signori e realizzata. No, loro signori di chi è? Loro signori, loro signori, c'è menti tutto. No, ne ho parlato con gli amici questa mattina, che con il nostro chiamato a parlare con gli amici. Wall Street e della City di London. I 5 Stelle però, probabilmente contrariamente a quella che era la ideologia corrente delle classi dirigenti, hanno preso una posizione probabilmente per accontentare quell'anima rivoluzionaria o pseudo-rivoluzionaria che avevano tanti 5 stadisti. E hanno preso posizione contro il decreto 5 vaccini, sulla base del fatto che è un decreto che si basa su una visione razionalista, positivista, razionalista.